Benvenuti in questo video, vediamo la configurazione per un PC basato su Intel Skylake. La configurazione che vi propongo in questo video costa circa 1200 euro e potete trovare tutti i link dei singoli componenti qui in descrizione. Tuttavia vi ricordo che quando io costruisco una configurazione di questo tipo tengo in considerazione non solo le prestazioni ma anche l'ergonomia, quindi mi va da dire che questa configurazione va da circa 1000 ai 1200 euro. Infatti vi proporrò una scheda madre, un case con caratteristiche di fascia superiore rispetto a quelle che magari realmente, se tenete solo alle prestazioni, sono necessarie. Quindi possiamo partire da questa configurazione che vi ricordo cerco di bilanciare sia prestazioni che ergonomia d'uso e magari andare a scegliere un case di fascia un pochettino più bassa, un alimentatore con caratteristiche un pochettino più contenute, una scheda madre di fascia un po' inferiore e quindi risparmiare qualche soldo e di conseguenza avere per le mani comunque una configurazione da alte prestazioni basata su Skylake ma che costa un po' meno. Specificato questo, andiamo a vedere i componenti. Come CPU io scelgo un Intel Core i5 6600K, quad core da 3.5 GHz, non è il top di gamma per quanto riguarda Skylake, ma riesce a offrire un elevato livello, un elevato rapporto tra prezzo e prestazioni. Per quanto riguarda la scheda madre ho scelto una Gigabyte GAZ170 HD3P, è una scheda madre in grado di offrire tante potenzialità di espansioni, tante porte USB ed è basata sul nuovo standard DDR4. Per quanto riguarda il dissipatore io scelgo una Cooler Master Hyper 212 Evo che poi abbinato anche al processore K e ad alcune caratteristiche della scheda madre scelta vi permette di alzare la frequenza, quindi già di fare dell'overclock con la CPU Skylake. Ovviamente memoria DDR4, un kit HyperX da 8 GB. Per quanto riguarda i videogiochi non serve andare oltre, quindi 8 GB sono più che sufficienti. Come scheda grafica ho scelto una Radeon R9 390. Andatevi a vedere il mio video sulla scelta della GTX 970 o della 390. Considerando che stiamo creando un computer basato su Skylake e DDR4, pensiamo al futuro, in questo caso la 390 è una scelta oculata. Ovviamente in un PC di questa fascia non può mancare l'SSD, la mia scelta va per un SSD di Samsung da 250 GB, un quantitativo di spazio sufficiente sia per installare il sistema operativo sia per installare le applicazioni più utilizzate. Ovviamente da affiancare ad un hard disk di tipo magnetico classico, in questo caso il Western Digital Cover View da 1 TB è sempre una buona scelta e quindi lo inseriamo. Per quanto riguarda il case ho selezionato un NZXTS340, non è un case economico, è un case bello, un case con tutte le caratteristiche necessarie per un PC di fascia alta, anche la finestra, e questo è forse uno dei componenti su cui potete risparmiare di più. Non vi consiglio invece di risparmiare sull'alimentatore che ho scelto, il Seasonic S122620, un ottimo alimentatore proprio dal punto di vista elettrico, soprattutto se volete sfruttare le caratteristiche di overclock della scheda Gigabyte del processore i5 abbinato al dissipatore, che vi permetterà quindi di alzare tranquillamente la frequenza del processore fornendogli la giusta energia, quindi non compromettendo la stabilità del PC. Come detto, questa è una configurazione basata su Skylake già comunque di fascia alta che vi permetterà di giocare a tutti i titoli moderni a risoluzione Full HD con un buon livello di qualità. Oltretutto vi permetterà anche di fare dell'overclock. I miei conti quando ho fatto questa configurazione dicevano che il costo era di circa 1200 e qualcosa euro, ma potete risparmiare andando a prendere magari una scheda madre un po' meno costosa, soprattutto potete risparmiare sul case e quindi il prezzo finale di questa configurazione potrà scendere fino a circa 1000 euro. Io vi ricordo che tutti i link dei componenti che vi ho presentato qui nel video li potete trovare qui sotto in descrizione. Vi ringrazio per avermi seguito, se avete dubbi possiamo parlarne qui sotto, se vi è piaciuto il video lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in un altro video, ciao!